Zutelli, la palla in mezzo, interviene il Fiuggi con Macri che prova ad andare in avanti, c'è un intervento con la mano puntualmente fischiato dall'arbitro, la punizione per il Fiuggi con Macri che lascia la battuta a un compagno, la palla andata verso la fascia sinistra dove il Fiuggi prova la prima azione d'attacco. Cercato Macri, una buona opportunità, si fa però anticipare dall'intervento di Bardini e c'è l'intervento dell'arbitro che dovrebbe aver già fischiato una punizione. Vediamo se l'arbitro comunque è tornato dalla difesa ospite, dovrebbe esserci un fischio arbitrale che dovrebbe aver indicato il dischetto, vediamo se è così. Quindi Fiuggi ha l'occasione importante per sbloccare subito la partita, sì, sul dischetto c'è il numero 9 dei Fiuggi che è già andato a prendersi il pallone, quindi già al primo minuto, prima palla gol per i Fiuggi che porta al calcio di rigore fischiato per il fallo subito da Macri in area da parte di Bardini, estremo difensore della formazione ospite che tra l'altro è stato anche ammonito, quindi Fiuggi ha l'opportunità di andare subito in vantaggio dopo appena 1 minuto e 30 nel corso di questo primo tempo. C'è D'Andrea sul pallone, va dall'11 metri D'Andrea e nonostante Bardini avesse intuito la direzione, la palla è proprio verso l'angolino e quindi Fiuggi sblocca al minuto 1.30, quindi gol del Fiuggi, gol di D'Andrea, servito poi Tassone, prova ancora il Fiuggi a venire in avanti, la palla è buona, prova a entrare in area la squadra di casa, una buona palla per D'Andrea che viene lanciato in area e trova la deviazione vincente, raddoppio del Fiuggi con D'Andrea. Bella azione del Fiuggi con un tracciante in area che ha trovato pronto la deviazione vincente D'Andrea e quindi cambia ancora il discorso tattico perché la formazione ospite che era entrata in campo con un piglio diverso, devo dire, adesso è colpita da questo raddoppio da parte del Fiuggi. Ancora con D'Andrea che al quinto minuto dà il doppio vantaggio alla formazione di Incocciati. Dietro il numero 20 che riesce poi a servire il compagno, retropassaggio verso Di Rienzo che la rimette in avanti, sono tutti in fuorigioco, infatti si disinteressano del pallone, quindi può Tassone intervenire, la battuta in avanti a cercare D'Andrea, è in anticipo la difesa del Vastese, però a centrocampo esce Fiuggi adesso con Macri che va a servire un compagno, si tratta di Rizzitelli, 1-2 che si concretizza, la buona opportunità per Rizzitelli che entra in area, poi retropassaggio a cercare un compagno, lo trova in Papaserio e la deviazione, tiro di Papaserio che viene colpito, Pollace che non dà scampo al suo portiere Di Rienzo e quindi è il terzo gol del Fiuggi, autorete di Pollace al minuto 20, 3-0 il Fiuggi, autorete di Pollace. No, diciamo che abbiamo voluto fare una gara, sapevamo che era una gara difficile con un avversario che di tutto rispetto e ci voleva, soprattutto in funzione di quelle che erano anche le nostre assenze importanti, ci mancavano i due centrali, Forgione a metà campo, insomma delle certezze che noi avevamo fino adesso e coloro che sono entrati hanno dimostrato di essere in linea un po' con la tipologia del lavoro che facciamo, quindi questo sta a significare che sono ragazzi che si applicano, l'avete visti, bravi, non hanno assolutamente fatto sentire le assenze né all'economia nel gioco né tantomeno a chi aveva dei dubbi. E quindi sono contento per questo, perché anche quando cambiamo chi entra sa fare il suo, legge le stesse letture che noi puntualmente ogni settimana cerchiamo di rafforzare affinché poi non diventino proprio il credo per giocare a questo gioco. E devo dire che la soddisfazione, a parte il risultato, è prevalentemente questa. Quindi un allenatore entra in difficoltà ed è come dire, contento di entrare in difficoltà quando comincia a avere delle difficoltà
a mettere gli 11, a schierare gli 11 quando ha 20 giocatori a disposizione. Questo sta a significare che tutti hanno alzato il livello e che tutti stanno rispondendo alla grande.